La bambina ha una malattia non curabile. La prima cosa che Raffaele pensò fu: ha voluto conficcare il pugno fino in fondo al nostro stomaco e vedere se respiriamo ancora, se riaffioriamo dalla profondità in cui ci ha scaraventati con questa rivelazione. Non si è limitata alla malattia, ha aggiunto, non curabile. Adesso, brava gente, la volete ancora? Già. Perché immaginate di essere una coppia realizzata che ha una vita appagante e che pensa che un figlio potrebbe renderla più completa. E tenta un'adozione e poi ti dicono che sì, l'adozione la puoi avere, ma per una ragazzina che ha una malattia degenerativa. Che fare? È un momento, lì puoi scegliere, sì, la prendo. Sarò madre, sarò padre, ma l'accompagnerò in un calvario. No, non la prendo, rinuncerò per sempre ad essere un genitore. Gabriele Romagnoli inizia così, col botto, e tu stai là col libro che ti treme in mano e senti il respiro affannoso perché in qualche modo ti identifichi nelle storie che racconta Gabriele Romagnoli, perché lui ha uno stile diretto, incisivo, va, racconta. Ti folgora con le sue descrizioni e ti pone sempre di fronte a un obiettivo in questo libro, cioè c'è l'istante dopo il quale niente sarà più come prima. E la scelta che tu fai ti diventa incomprensibile a te stesso quando la ripensi più tardi, perché più ci allontaniamo dal momento in cui abbiamo scelto qualche cosa, più questa scelta ti sembra impossibile, più amplifichi l'effetto negativo magari che questa scelta ha avuto nella tua vita. Ora Gabriele Romagnoli ci racconta sei storie che alla fine si fonderanno, ma che per il momento rappresentano sei spaccati di società, sei situazioni in cui ti trovi a dover scegliere una cosa repentina e irrevocabile. Che cosa farai? Gabriele Romagnoli non ci lascia nel dubbio, come forse avrebbero fatto tanti scrittori, ci lascia immediatamente dopo aver detto l'ultimo sì o l'ultimo no, immediatamente dopo aver chiuso quella porta o averne aperta un'altra. E tu stai là a chiederti nel futuro come andrà. Non puoi saperlo, devi vivere quell'istante per sempre e devi farlo in maniera amplificata, perché lo stile di Romagnoli non ti permette pause. Stai lì e pensi e mediti. Mediti per esempio al dramma del figlio unico che ha su di sé uno zaino di zavorre e sa cioè di essere l'ultima e l'unica opportunità che hanno i genitori. Ti identifichi nello scrittore di canzoni che sta lì e dice: quello che dico io entrerà nel cervello della gente, verrà cantato in loop. Ti identifichi in tutti i protagonisti, in questi loro istanti, ti confronti con loro, ne esci dilaniato, ne esci arricchito. Un grande romanzo di Gabriele Romagnoli. Cosa faresti te?